In questa fase risulta importante utilizzare una bilancia di precisione che sia sensibile al grammo per iniziare a dosare partendo dagli ingredienti, chiamiamoli macro, di cui andremo ad inserire quantitativi piuttosto alti. Cerchiamo nelle prime fasi di realizzazione del mix di essere estremamente precisi con le percentuali. Ecco che uno alla volta andremo ad inserire tutti gli ingredienti, avendo l'accortezza di dosarli in maniera molto precisa per creare il primo test, il primo chilogrammo di mix finito. È ora di inserire l'ingrediente Beer Food, anche questo presente in maniera importante all'interno di questa tipologia di mix. Per poi iniziare a gestire con particolare attenzione i micro ingredienti. Che andranno dosati quindi con una particolare attenzione alla precisione ottenuta. E così di seguito, uno alla volta. Ecco fatto. Così facendo fino all'ultimo ingrediente, quello per il quale sono previsti i quantitativi più bassi. La fase di miscelazione è una fase di primaria importanza per i mix, tant'è che noi consigliamo di rimiscelare anche a casa mix di qualsiasi azienda acquistati, in modo da essere sicuri che comunque il trasporto, l'aver sbattuto i secchi da una parte all'altra, non abbia fatto stratificare i vari ingredienti. La prima miscelazione, fatta vigorosamente a mano, ovviamente questo è un chilo di mix, per cui l'operazione è alquanto agevole, e poi, usando il secchio, con rinnovata energia, avendo l'accortezza di miscelare per almeno un minuto o due continuativi. Nel processo industriale, questa operazione viene eseguita con un'opportuna miscelatrice. Eccoci qua. Ecco quindi una gradevole anteprima di quello che sarà l'aspetto definitivo di questo mix Beer Food, estremamente piacevole al tatto, estremamente interessante in termini proprio di profumi che si sprigionano dalla miscela. A questo punto, realizzato un chilo di mix di prova, andremo a mescere due uova, quindi un numero esiguo di uova stesso, verificando due uova quanto mix riusciranno a prendere, a incorporare, e sarà facile ricavare questo dato pesando poi alla fine la rimanenza. Eccoci pronti per il nostro primo test, per il quale useremo due singole uova.
e nessun altro elemento liquido per non influenzare troppo questa prima fase di studio e verifica. Poco mix alla volta. Miscelando a mano. Notiamo già come molti elementi di questo mix estremamente tecnico inizino a sciogliersi già dal primo contatto con la parte solida, ossia con la parte liquida, scusate, dell'uovo. Ecco come il nostro amalgama inizia a prendere corpo e a staccarsi anche relativamente bene dalle mani e dalle pareti del secchiello che utilizziamo per impastare. Si apprezza subito la buona coesione delle farine, si apprezza subito come le varie granulometrie utilizzate riescano ad interagire fra loro creando un costrutto omogeneo che già presenta delle caratteristiche meccaniche interessanti. Ovviamente l'esperienza nel pratico in termini di realizzazione dei mix aiuta fin da questa fase a capire se il progetto iniziale, in questo momento ancora del tutto sperimentale, già si presti per poter essere considerato operativo e per poterne quindi iniziare a realizzare dei quantitativi maggiori per una prima sperimentazione sul campo. Il costrutto ci piace, la sensazione è quella giusta. Se saranno necessarie correzioni in termini meccanici e plastici, saranno comunque delle correzioni già minime. Il fatto di aver pianificato gli ingredienti a tavolino ed averli sviluppati come ritenevamo più opportuno ci porta già ad avere un risultato per alcuni versi praticamente già commerciabile. Approfittiamo come al solito a battere bene il mix. In questa prima fase di test non verrà rollato in tavola viste le esigue quantità, anche se il mio consiglio è, per chi non ha molta esperienza in materia, di provare anche la fase di rollatura, che è ovviamente una fase estremamente importante. Un primo assaggio in termini gustativi. Il gusto in questo momento non è condizionato né da dolcificanti né da altri ingredienti sintetici come gli aromi, di conseguenza descrive molto le sensazioni delle sole farine, e il primo acchito così gustoso e piacevole già ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Realizzeremo manualmente alcune boilers che poi verranno cotte con il nostro classico metodo a vapore per percepire quindi il gusto anche da cotte. È interessante notare come questa fase di rollata estrema fra le dita faccia capire che questa pallina è perfettamente in grado di essere rollata su una tavola. Un mix poco adatto sotto lo sforzo del palmo delle mani, che fa molto attrito, tenderebbe a sbriciolarsi e non assumere una forma così rotonda, così già valida.